Quello che sono le esigenze delle persone con disabilità, dei familiari.
sibling, cioè dei fratelli e sorelle di persone che hanno disabilità. Quindi questo era l'altro mio scopo, vedere che grazie al suo libro, presente questo oggi, riusciamo a farlo, perché riusciamo a portare in questo contesto così importante questo messaggio che secondo me è necessario e non più rinviabile. Giovanni e Maria Grazia ci hanno portato il progetto della regista, ci hanno portato il progetto appunto di questo docufilm che Giovanni ha ben illustrato. E noi abbiamo immediatamente sposato la causa, abbiamo prodotto il docufilm, certi che avrebbe quantomeno come dire, sollevato l'attenzione. Perché oggi si parla tantissimo dei diritti, dell'uguaglianza, della capacità di includere dentro la società, come dire, tutte le forme che la vita ci offre. E sicuramente la loro è una delle più complicate, però proprio su di loro si misura forse un grado di civiltà, di un popolo. Casualmente noi qualche anno prima eravamo stati in Canada a presentare il nostro film e lì a Toronto, il famoso premio, ci sono 3-4 piani della città sottoterra e noi siamo rimasti stupiti nel vedere come persone come Giovanni potessero tranquillamente girare 3-4 piani sottoterra, entrare nei negozi, prendere gli ascensori, fare gli acquisti. Completamente in libertà. Diciamo, questa è fantascienza, da noi non so quanto sarà possibile raggiungere questa cosa. Quindi, quando loro ci hanno proposto questo documentario, ci è sembrato come dire, la giusta scintilla che potesse fare scoccare magari questo progetto, farlo arrivare anche da noi, insomma, dargli la possibilità di vivere. Perché spesso, come dire, se le cose non ti toccano da vicino, non te ne rendi conto. Quindi, insomma, è importante questo documentario, anche e soprattutto per chi non è coinvolto. Perché un giorno loro sono stati a protestare davanti alla Regione Sicilia, proprio per le problematiche a cui accennava lui prima, per una mancanza proprio politica nei loro confronti. E ci siamo resi conto che c'erano solo loro e le loro famiglie. Quando accanto a loro ci saremmo tutti noi, allora significa che li abbiamo inclusi. Questa è la nostra speranza. No, Presidente, io non aggiungerei tantissimo la stessa cosa che ha detto Salvo, cioè noi pensiamo che sia, come dire, una cosa naturale quello di fare nella nostra carriera, facciamo delle cose in cui insomma creiamo divertimento quando ci riusciamo, facciamo divertire la gente. Accanto a questo abbiamo sempre tenuto in considerazione l'aspetto, anche nei nostri film, l'aspetto diciamo più importante che possa fare essere un motivo di riflessione. Ecco, questo docufilm è proprio tutto un motivo di riflessione. Facendo una cosa anche molto leggera, perché con Giovanni e con Maria Grazia, la prima cosa che ci hanno detto è che noi non vogliamo mettere l'accento sull'aspetto, come dire, triste o l'aspetto diciamo, che possa essere rappresentato pianistico, noi vogliamo rappresentare una cosa che è la normalità. E questa cosa il film l'ho fatto e siamo stati anche stupiti come il direttore di Rete 4 ci ha contattato, mi ha mandato su. Quasi in prima serata, nella giornata della disabilità, perché era stato toccato. Ecco, già noi diciamo sempre che anche se è stato toccato una sola persona, posso. Sì. Allora, dicevo che questo film poi è stato anche mandato da un emittente quasi in prima serata su Rete 4, perché il direttore era stato toccato da questo film e cioè, c'è anche proprio pieno di entusiasmo, ha detto proprio, cioè era preso dal film e noi ci siamo detti che il nostro obiettivo era, come dire, prenderne almeno uno. Ecco, noi siamo contenti, siamo almeno uno.
fare conoscere anche disagi, fatiche, sofferenze, sacrifici che si fanno, è una cosa che scuote le coscienze ed è importante fare. Perché se non è proprio un gradino culturale che abbiamo di fronte, e se lo combiniamo anche con la produzione normativa diventa più facile, perché diventa più, è più condivisa. Questo è molto importante, sarà bello vedere. Sì, sono molto d'accordo con lei, Presidente. Questo è uno degli scopi. Ed è qualcosa, tra l'altro, di cui familiarmente siamo, io personalmente, noi intrisi, perché con tutto il lavoro che ha fatto il mio padre, il suo marito, è stato preso per questa la traccia. E poi anche in questi anni, personalmente, mi sono accorto che sì, le battaglie, le proteste, quando sono necessarie, sono sicuramente ineludibili, però non bastano. Non bastano, bisogna proprio andare oltre e colmare proprio questo aspetto che ha detto lei, che ha detto tutto, molto bene. Perché con il coinvolgimento pieno della società è molto più difficile attuare appunto tutta quella importante pletora di norme che noi già possediamo, perché anche rispetto ad altri paesi posso dire che sono anche migliori, quindi non è quello. Ma dobbiamo arrivare e colmare questo step affinché quell'attuazione sia presa e attuata, ma da tutti i soggetti istituzionali, politico, la società, ma anche all'interno delle stesse famiglie con disabilità, che molto spesso non sanno esattamente né quali sono i loro diritti e né ciò che loro possono fare per aiutare se stessi. Spesso le famiglie non lo sanno, sono in difficoltà anche per questo. A realizzarsi, a dare un contributo, la consapevolezza di quello che si può fare, che non viene fatto, che viene denunciato e indicato, è davvero fondamentale. Questa, Presidente, viene dopo 30 anni, quest'anno della mia malattia, e sono, lo dico senza voler essere, senza criticare nessuno. Ma è davvero a volte la fatica e la sofferenza che non sempre sono degli aspetti negativi. A volte quello che ti lascia è proprio questo. Imparare una rotta e avere consapevolezza di quello che è la propria vita. Ogni giorno, ogni momento è una volta, lo so. Sì. È così. Sì. Però non ci conosciamo tanto tempo, Giovanni. Sì. Ed è una... Quindi so che cosa è passato, che cosa ha affrontato e superato la fronte. Ma per questo conto molto su questa iniziativa. Grazie. Sono convinto che sarà efficace. E non sarà l'unico, perché faremo altre cose sicuramente. Ne faremo altre di cose, perché non dobbiamo passare la parte. È un segno di civiltà quello che fa. Noi ci proviamo, Presidente. Noi ci proviamo. Nonostante di finire, Presidente, era apprezzare questa cosa, perché ha messo in crisi tutti i nomi, però alla fine abbiamo detto no. No, ma poi aggiungerei, nonostante la regista che è catanese, no? Troppo unione. Allora, abbiamo un proprio così, facciamo una foto insieme. Sì, perché...